Le Laudi sono un poema monumentale di più di 10.000 versi, il cui titolo completo è Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Fu composto e pubblicato da Gabriele D'Annunzio tra il 1903 e il 1933. Il progetto originario prevedeva 7 raccolte poetiche, ma il poeta riuscì a completarne solo 5. Il titolo della raccolta richiama il medievale Cantico delle Creature o Laudes Creaturarum di San Francesco d'Assisi. Dalle Laudes francescane, D'Annunzio riprende l'idea della lode alla vita e della comunione profonda tra l'uomo e gli elementi della natura, ma in una chiave profondamente diversa rispetto al testo medievale. La prospettiva di D'Annunzio non è infatti religiosa, ma laica, o meglio, dionisiaca, poiché il poeta esalta la vita come ebbrezza dei sensi, di cui appunto è emblema la divinità greca Dioniso, celebrando la forza e lo spirito di conquista dell'uomo. Delle 7 sezioni di cui si compone il poema, la più famosa e la più riuscita è la terza, Alcione, che prende il nome da una costellazione. Nata dall'esperienza di una vacanza del poeta con la compagna Eleonora Duse in Versilia, in Toscana, la raccolta, suddivisa in 5 sezioni, per un totale di 88 liriche, è una sorta di diario in versi di andamento vagamente narrativo. In esso, D'Annunzio ripercorre i momenti chiave della stagione estiva, l'inizio, il culmine e il declino. La prima parte è ambientata nel paesaggio agreste di Fiesole a Firenze e celebra in vario modo l'inizio dell'estate. La seconda e la terza sono dedicate all'estate piena, la quarta all'estate al suo culmine, la quinta alla fine. I protagonisti sono il poeta e la sua compagna, poeticamente battezzata Ermione.